Allora, dato la partita si vede che finirà 0-0, allora, il primo tempo. Allora, iniziamo dalle note positivissime, neanche più positive. Finalmente, dopo 2 mesi di ferie, è tornato un super Nicolò Barella, meno male. E finalmente stiamo vedendo Hakimi in modalità Borussia Dortmund, ok? Quando deve tirare, tira. Poi se non prende la porta, non fa niente. Cioè, non siamo nessuno infallibile a questo mondo. Quando la deve passare, scaricare o mettere l'assist, prova a mettere l'assist. Fa tutto quello che deve fare. Poi magari una volta gli va a parare il portiere con grande intervento. Una volta va fuori, però ha tirato di sinistro. Quindi sono felice per il ritorno di Barella in campo dopo le ferie. E fortunatamente di un grande Hakimi. A sinistra, ragazzi, Perisic sbaglia tutto. C'è purtroppo Urge l'anno prossimo. Primo acquisto esterno sinistro coi contro cazzi. Sbaglia tutto, lo vedi in ritardo quando deve scalare. Quando deve andare in sovrapposizione non c'è. Di dove cazzo sta Perisic? Però ragazzi, ripeto, lo dico in ogni video, rispetto ai Perisic squallidi degli altri anni, va benino, quest'anno facciamocelo bastare, però l'anno prossimo Urge veramente un esterno sinistro. Poi, capitolo attaccanti, la rosa è cortissima, il reparto offensivo, tolto quei due che sono dei miti, perché giocano sempre solo loro, perché non abbiamo alternative. Per il resto, la panchina, il reparto offensivo in panchina fa cagare, perché Sanchez è un trequartista, diciamo, non lo calcoliamo come attaccante, e deve giocare a ridosso degli attaccanti. E poi c'è il nulla cosmico, e le giornate dove loro in campo fanno cagare, fatichi, giochi bene come oggi, ma fatichi. Cioè, vedi Lukaku, porca puttana, spalle alla porta, a un metro dalla porta. Ma dovresti vivere, dovresti, come se a un bambino gli metti un Kinder Bueno, porca puttana, sul tavolo, e tu vai un attimo di lappisciare. È normale che te lo ruba, porco due. Non vivono per il gol i nostri attaccanti. Sono due fenomeni, ma non vivono per il gol. Quindi, l'anno prossimo, Urge, un attaccante che faccia rifiatare questi due grandissimi giocatori, perché sono due grandi giocatori, quando sono meno lucidi. E da agosto dell'anno scorso, dalla finale con quel Siviglia di merda, porca puttana, che non si riposano. Se gli viene un raffreddore, Lukaku è diffidato da 50 partite, purtroppo sa in corso che non può fare fallo, perché se no se viene squalificato non può giocare nessuno. Chi ci mettiamo? Pinamonti. Per il resto, grande Inter, un abisso che per ora non fa danni, anche se Conte gli ha messo un po' di pressione quando ha fermato il gioco per quel giocatore del Verona che stava a terra, ha detto adesso cominciamo, che giustamente gli ha fatto notare che non era stato colpito la testa. Comunque, se giochiamo così, la partita la portiamo a casa. La Juventus sta per la nostra prima rivale, prima e unica rivale per lo scudetto, la Juventus sta perdendo, quindi approfittiamone. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e Milan, vaffanculo.